Grande partecipazione in occasione dell'inaugurazione della sede di Accordi Abili, l'associazione del musicista e trombettista jazz Vincenzo De Luci, nata sul finire del 2011. Una sede contro ogni barriera architettonica e mentale in via Santa Margherita a Fasano, pronta ad accogliere quanti credono nel progetto Emotion, pensato per tutti quei disabili che vogliono realizzare il sogno di suonare uno strumento musicale, ma non solo. La sede è aperta a tutti e chiaramente con l'idea dell'abbattimento delle barriere architettoniche, noi vogliamo principalmente abbattere quelle mentali. Quindi quelle mentali le possiamo solamente abbattere non solamente ospitando i disabili, diciamo, che faranno parte o vorranno far parte di questa realtà, quindi magari qualche musicista disabile che vorrà suonare o che vorrà che costruiremo uno strumento come quello che è stato costruito a me, ma anche persone, diciamo, tra virgolette, normodotate, che vorranno accingersi a partecipare anche ad alcuni altri corsi che faremo, che siano teatrali o, diciamo, di mostre fotografiche, mostre di quadri o di sculture, insomma tutte le attività che andremo a fare, che sono tantissime, e adesso, diciamo, non elencarle diventerebbe veramente un problema. Ci vorrebbe Fabrizio, che si ricorda tutto. La serata è stata l'occasione per realizzare una jam session, improvisation non stop, e per aprire ufficialmente il tesseramento dell'associazione che permetterà di finanziare il progetto Emotion, ricerca e sviluppo di tecnologie in grado di permettere ad un disabile di suonare uno strumento musicale. La sede è un pretesto per accogliere tutti quelli che noi definiamo sognatori come noi, che vorranno, insomma, sognare con noi, perché grazie anche al loro sogno, che sarà poi condivisibile con il nostro, potremo portare avanti, diciamo, il nostro progetto, che è quello inizialmente il progetto Emotion, che è quello della costruzione di questi strumenti. È un progetto dove c'è un team, dove ci sono vari ingegneri, Giuliano Di Cesare, Roberto De Nicolò, Informatici Senza Frontiere e vari ingegneri che veramente stanno mettendo sia la mente che le mani per realizzare questi strumenti, che sono costosissimi e ci stanno veramente aiutando a trovare la soluzione di averli per adesso, diciamo, a costo zero, perché dobbiamo cominciare prima o poi. Oggi De Luci è l'esempio di come sia possibile, perché è in grado di suonare una tromba adattata alla sua mobilità, esperienza che ha dato vita all'associazione Accordi Abili e ai suoi progetti definiti sogni. De Luci si è esibito con la nuova tromba elettromeccanica, un ennesimo successo di Accordi Abili, realizzata da Roberto De Nicolò di Informatici Senza Frontiere. Questa tromba elettromeccanica, dove praticamente io, che non posso più suonare la tromba a pistoni con le dita, mi è stata realizzata praticamente la tromba con un supporto che metto agganciato alla carrozzina e poi con la mano vado sul joystick. Al joystick sono state preimpostate sei posizioni, che sono quelle che si utilizzano per suonare i tre pistoni della tromba. Non sono tre, ma sono sei. E, diciamo, non utilizzo più le dita, ma utilizzo il movimento del braccio sul joystick. Diciamo, questa è la genialata per poter utilizzare la tromba pistoni e quindi poterla suonare ugualmente, a differenza di quella che suonavo la prima, che è stata realizzata, che era quella alla tromba a culisse, che utilizzavo questo braccio, il movimento dell'avambraccio sinistro con l'aggancio del guanto sullo strumento. Con questo invece abbiamo raggiunto un po' più la velocità, perché con i pistoni è un po' più veloce della tromba a culisse e è un po' più precisa, diciamo, a livello di suono. Facendo un percorso insieme, capendo come funziona la tromba, capendo quali sono le possibilità di Vincenzo, spiegando, sbagliando, riadattando, trovando soluzioni a tutti i problemi, insomma, stiamo anche progettando altro, nel senso che non ci siamo fermati, cercheremo di risolvere dei piccoli problemi che continua ad avere, però il limite noi non ce lo poniamo, lui neanche, però esiste, quindi cercheremo di
andare avanti facendo del nostro meglio. Per l'occasione sono stati messi in esposizione i primi prototipi sviluppati con il progetto, una tromba ad aria compressa, meccanica, color, slide, bitonale o bitromba. Innanzitutto è il frutto di una ricerca di anni, quindi passo dopo passo, tentativo dopo tentativo, abbiamo applicato delle soluzioni su Vincenzo cercando di rubare, fra virgolette, i movimenti residui e adattarli a quello che è uno strumento musicale come una tromba, che è abbastanza complicato già di per sé. Quindi questa è una bitromba o bitonale che in realtà ci consentiva di sperimentare su delle stesse posizioni tonalità diverse, quindi senza cambiare le combinazioni dei pistoni, cambiava tonalità. E quindi è venuto fuori questo strumento un po' particolare che alla fine non usa più lui ma uso io. Questa invece è una tromba slide che attualmente continuo ad usare, quella che sta funzionando meglio fin dal 2010, perché non ha sovrastrutture e così com'è sfrutta solo uno snodo che gli consente di scivolare sullo slide. Poi quelle due sono trombe che hanno origine ancora prima che io iniziassi questa avventura con Vincenzo, perché sono frutto di un mio percorso personale e dipingono, praticamente spruzzano colori mentre sto suonando. E ne sto facendo una seconda versione, questa qua, è una versione moderna, computerizzata, cioè tutta elettronica. E non è ancora finita perché purtroppo ci vuole un po' di tempo da dedicare a questi oggetti, a questi gioiellini. Il frutto di tutta questa ricerca si basa anche su questa tromba meccanica. Si muovono le combinazioni con un joystick meccanico che poi è stato sostituito da uno elettrico con dei contatti che aziona tutta la meccanica della tromba, con dei motori o con il compressore oppure anche col computer. Abbiamo fatto dei tentativi su dei sensori di prossimità, quindi muovendo la mano nello spazio liberamente si azionavano tutti i pistoni. Ogni soluzione ha anche il risvolto di una serie di problemi, quindi alla fine la magia reale è quella di fatta da Vincenzo, che è riuscito a gestire tutti questi tentativi, insomma. L'inaugurazione della sede apriamo il tesseramento 2013, quindi diciamo tutti gli invitati e tutti gli amici, chi, ripeto, vorrà sognare con noi dovrà fare, diciamo, la tessera e potrà fare la tessera, e la tessera poi servirà per accedere a tutte le varie iniziative che faremo qui in sede. C'è anche un programma, una locandina, non so se avete già filmato delle prime cose che andremo a realizzare, e grazie anche al tesseramento riusciremo a, diciamo, in quel salvadanaio dove stiamo raccogliendo fondi, sarà un piccolo aiuto anche quello a realizzare sempre gli strumenti, insomma, che stiamo costruendo.